proposte per correggere le storture del Partito Democratico in Campania e in particolare in Irpinia, le illustra il consigliere regionale Francesco Todisco, affiancato in conferenza stampa dal leader nazionale Guglielmo Epifani. La prima riguarda l'acqua, investimenti sulle reti e non trasferire l'emergenza in Puglia trattenendo tutta l'acqua di Cassano. Attingere ai fondi coesione dell'area pilota Alta Irpinia, la seconda proposta, destinare i finanziamenti a giovani che aprano imprese per 3 anni nei luoghi destinati a spopolarsi. Terzo punto, rivedere i rapporti con Industria Italiana Autobus, perché se De Luca dichiara che non vuol finire in galera inserendo dei premi per gli appalti, Epifani, da ex leader della CGIL, spiega che senza leve statali o regionali lo sviluppo non ripartirà. Lui è preoccupato su un versante, lo capisco. Mi piacerebbe anche che però dicesse cosa fa per dare una prospettiva a questo stabilimento. Lui e il governo, io credo che il governo, a partire dal governo di Roma, delle grandi partite aperte nel Mezzogiorno, alcune delle quali si stanno chiudendo, penso all'Ilva, spero ad Alcoa, anche l'ex Irbus trovi una soluzione, perché non va bene una vita un po' stentata come quella che ha oggi. Questa questione degli appalti noi abbiamo sempre contrastato, anche quando ero al sindacato, che il massimo ribasso non va bene da solo, ci vogliono anche degli indicatori di qualità, perché col massimo ribasso non vince l'offerta migliore. Perché l'offerta migliore è fatta dal prezzo migliore e dalla qualità migliore. Se tu premi solo il prezzo più basso, puoi trovare una qualità più scadente, condizioni di lavoro più precarie, e un appalto pubblico deve anche occuparsi di come si costruiscono e si fanno i prodotti e i manufatti.